C'è una signora di 50 anni che la mattina si sveglia completamente bagnata dalla testa ai piedi. Così va preoccupata dal medico di famiglia e gli racconta quello che gli succede. Il medico, pensandoci un po', gli dice: «Signora, ma non è che lei durante la notte suda?» E la signora risponde: «Sì, d'estate sudo un pochino, ma non più di tanto». Ed il medico gli dice ancora: «Signora, ma non è che mentre lei dorme suo marito si dà da fare?» E la signora risponde seccata: No, io e mio marito non lo facciamo più da 11 anni». E allora il medico gli dice: «Signora, faccia una cosa, questa notte faccia finta di dormire e controlli che cosa succede durante la nottata». Così la signora va a letto fingendo di dormire e scopre perché la mattina si sveglia tutta bagnata. Verso le 3:30 del mattino il marito accende piano piano la luce della lampada sul comodino e comincia a sfogliare un giornalino pornografico. Dopo poco inizia a sputare verso la moglie e dice: «Tu, tu non hai un sedere come questo! Tu, tu non lo tieni un culo come questo! Tu, tu non ne tieni il zizzo come questo! Tu, tu!»